Siamo al Dandy di Mantova insieme a Luca Dorigo, personaggio TV e da un bel po' ormai anche DJ. Com'è che è nata questa passione per la musica? Beh, diciamo che dai primi passi di discoteca che ho fatto. È nata e coltivata quando avevo 20 anni, 10 anni fa. Dieci anni fa nel litorale di Jesolo, quando c'erano, al tempo c'erano quasi 30 discoteche, adesso ce ne sono solo 3. Diciamo che è rimasta una discoteca tanto famosa, il Muretto, che mi ha portato, grazie agli addetti ai lavori, grazie ai proprietari, mi ha portato comunque sia a spingere in questa mia passione e a trovare soddisfazione. Quindi voglio dire, quanto tempo fa hai iniziato a fare anche il DJ? Guarda, io mi ha insegnato a smanettare con i piatti Gianni Coletti 5 anni fa e già 4 anni fa ero in grado di portare avanti una serata. Però diciamo poi ho iniziato la televisione e il mio manager non credeva in questo format, io ho sempre voluto portarlo avanti, però non mi veniva dato credibilità, fino a che poi un giorno ho trovato Alberto Gobbi e stiamo spaccando. Sì, no, che è un altro manager molto importante. Sì, no, che la cosa bella invece secondo me è che un personaggio che esce da un reality o comunque dalla televisione, in discoteca non fa niente, invece un DJ fa la cosa più importante di tutti, no? Porta la musica. Come dice un mio amico Francesco Sarzi, dice sempre che il mondo della notte, il mondo della discoteca è accoglie un po' tutti. Ci sono tanti che comunque sia che per tirare avanti si inventano mestieri che non amano. Chi usa il microfono e dice qualche cavolata, ma ci sta anche la stronzata, e chi aiutandosi con la tecnologia o col CD mixato, ma ormai aiutandosi con la tecnologia, con qualche programmino, si medesima DJ. Purtroppo ci sono anche queste persone e trovano spazio anche loro. Io lavoro grazie all'appoggio di persone che sanno, produttori, persone che comunque sia, dietro c'è uno studio, dietro c'è la passione, ci sono ore e ore in settimana di ricerca musicale e di allenamento anche, perché non sono i Christian Marchi ancora della situazione, che fa migliaia di serate all'anno. Però diciamo sto lavorando parecchio, le soddisfazioni sono tante e si cresce e purtroppo si ha a che fare con gente che usa il sync per mettere a tempo, capito? Sì, che voglio dire, però non c'è niente di male, l'importante però secondo me è il sorriso, no? Non c'è niente di male, tu dici non c'è niente di male, è come vedere giocare a calcio una grande squadra di campioni tutti doppati, capito? Alla fine c'è qualcosa di male, capito? Però un po' ci si accorge, cioè quando ci si accorge di una persona che mette il cuore in quello che fa. Vabbè, quello si sente. Adesso ti dico una cosa che non ti ho mai detto. L'anno scorso, quando tu hai suonato questo bel evento che ci sarà anche quest'anno al Coco Beach, un evento di beneficenza che si chiama Top Italian DJs for Children. Ecco. Il 17 luglio. Di nuovo sempre con Coco Beach, eccezionale. No, nessuno sapeva chi stava suonando, stavi suonando tu, perché tutti stavamo già mangiando. E a un certo punto, ma chi è questo che suona? Luca, ecco, perché come... No, aspetta, prima è stata notata la musica e poi chi la metteva, no? Quindi alla fine, quando c'è un po' di ricerca, un po' di tecnica, si sente sempre. Mi fa piacere, tra l'altro quella era una delle prime volte che suonavo con Alberto, ero un po' emozionato perché comunque sia dovevo anche... In un piccolo frangente dimostrare che ero in grado di poterlo fare e sono molto contento che tu me lo dica, sono orgoglioso. Senti, però continui anche a fare sport perché io ti vedo in forma splendida qua. E come si fa a essere così? Perché io voglio dire, mi piacerebbe un po'.
Oggi mi hanno chiesto in palestra, mi fa, ma perché tu, come, dimmi il tuo segreto che tu sei sempre in forma. Io ho risposto, il segreto è mio padre e mia madre. Mi hanno, ha dato una buona genetica e io faccio sport da quando avevo 5 anni e non mollo mai e porto avanti anche questa, è una passione come la musica che porto avanti con il cuore e i risultati si vedono. Però anche di sabato va in palestra, cioè. Oggi sì, sono andato in palestra. Quante volte a settimana fai sport? Vabbè, tre volte a settimana in palestra e poi ogni tanto si va a correre, ogni tanto... Alimentazione super curata. No, io mangio tutto quello che voglio, senza problemi, non sono goloso di dolci, però mangio come un porco, veramente è vero, mi dispiace dirlo, però è vero. Sì, sì. Senti, TV, stai facendo qualcosa in questo momento? In questo momento siamo un po' fermi in TV perché diciamo che non sono tempi brillanti, ecco, e approfitto appunto per fare domani, anzi fra poche ore parto, vado a Miami che vado... al conference, all'Ultra Music Conference, dove starò fino al 31 del mese e di dove lì suonerò un po' e farò un po' di vacanza, visto che comunque sia... Ah, e quando torno, grande lavoro e grande impegno perché inizierò a produrre il mio primo disco, quindi diventerò, spero con successo, e il progetto è diventare con successo anche produttore. Quindi. Che tipo di canzone sarà? Che tipo di canzone sarà? Diciamo che se rimaniamo sull'house, purtroppo, dico purtroppo perché io quando vado a ballare qualcosa di pesante, di deep, di tech o di minimal. Devo rimanere sul commerciale, devo rimanere sul pop commerciale, ma vedrò di mettere la mia firma e vedrò di fare un buon lavoro. Dai, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao.